Buonasera a tutti, benvenuti dalla sala stampa della Camera dei Deputati. Andiamo oggi con l'intergruppo Cultura, Arte e Spettacolo, di cui mi onoro di essere fondatore e portavoce, e andiamo a presentare il nuovo numero del mensile Cultura Identità, che troveremo in edicola da domani e che è stato fondato da Edoardo Silo Strabini, che è qui accanto a me, così come il movimento Cultura e Identità, un movimento culturale che è in perfetta linea con l'indirizzo, diciamo, che abbiamo voluto dare all'intergruppo. Saluto il collega Pettarin, che è qui in sala con noi, che fa parte anche lui dell'intergruppo, e che è appunto quello di valorizzare la cultura italiana in maniera prismatica in tutti i suoi aspetti, e farlo appunto ogni volta seguendo quello che sono poi i temi d'attualità e anche con l'onere di fare una rivista cartacea oltre che online. E su questo lascio la parola a Edoardo Silo Strabini. Questo numero è dedicato, ovviamente, come non poteva non essere, è dedicato a Sanremo, a quello che rappresenta, alla musica, alla cultura musicale italiana e a tanti aspetti che poi, appunto, vedremo nel corso della presentazione, porteranno anche hanno portato anche a una proposta di legge che poi illustrerò. Prego. Grazie Federico, come sempre, dell'ospitalità. Insomma, questo numero che esce domani in edicola è dedicato alla musica leggera italiana e naturalmente al festival più rappresentativo, più identitario della musica italiana, il Festival di Sanremo. Questa bellissima copertina, lo vedete, è firmata da Marco Lodola, che poi è l'artista che si occupa ormai da anni di illuminare l'Ariston, di fare tutte le luminose. Quindi ringraziamo Marco Lodola per questo giradischi che gira, perché in 71 anni di storia italiana, dal 1951, da quando ci fu la prima edizione del festival, malgrado qualunque tipo di crisi, gli italiani hanno cantato, perché a noi ci piace cantare, fa parte della nostra tradizione, della nostra identità, dalle barricate del Risorgimento alla trincea della Grande Guerra, fino anche ai balconi al tempo del Covid. Noi italiani amiamo cantare e siamo famosi nel mondo anche per questo, per le nostre canzonette, per la musica popolare che fa conoscere le nostre note, le nostre melodie in tutto il mondo. Quindi, in questo editoriale io, come dire, senza se e senza ma, come al solito, dico: non facciamo gli snob, Sanremo è Sanremo. Perché Sanremo è uno spaccato della nostra nazione, c'è poco da fare. Quindi racconta questi 71 anni del costume dell'Italia, con tanti grandi cantautori identitari che sono diventate delle icone italiane della musica in tutto il mondo. C'è un'intervista bellissima fatta da Raffaella Salamina all'Aquila di Ligonchio, il mito Iva Zanicchi, che poi sentiremo dopo telefonicamente, che è quell'icona, no? Ieri, vedendo la seconda serata del festival, in quei 10 minuti in cui cantavano Fausto Leali, Marcella Bella e Gigliola Cinquetti, cioè, c'era l'identità italiana. Ecco, recuperiamo queste icone, questo essere icone, perché essere icone vuol dire cantare e raccontare l'Italia con la voce e con un testo. Non c'è bisogno per forza di vestirsi con delle piume, come ha fatto per esempio Achille Lauro, che è diventato ormai una sorta di installazione di Gucci più che un cantante. Quindi, siccome ci sono tanti, tanti, tanti cantanti straordinari nel nostro paese, che il mondo ci invidia, no, raccontiamo quello, Sanremo sia questo racconto identitario. E come sempre, Federico, ci sono tante firme. L'apertura del nostro mensile porta la firma di Giampaolo Rossi, membro del CDA Rai, che scrive una cosa importantissima: Sanremo è patrimonio della Rai, sia sempre il racconto della nazione. Quindi ci sono tanti interventi, l'intervento di Veronica D'Agostino, di Marco Gervasoni, Alma Manera, c'è Fusaro, c'è la storia della musica leggera italiana dall'Ottocento agli anni 30 del Novecento. Insomma, è un viaggio dentro la musica. E poi ci sono naturalmente le pagine regionali, perché la canzonetta italiana deriva molto dalla musica popolare, e ci sono dei bellissimi pezzi nelle regioni. C'è Jimmy Fontana, che per esempio racconta il suo orgoglio di essere maceratese, di essere marchigiano,
C'è un bellissimo pezzo su Raul Casadei che proprio ieri è stato ricoverato, quindi facciamolo in bocca al lupo al mito Casadei. Ci sono i Sardi Tazenda, c'è la siciliana Rosa Balestrieri, c'è un pezzo su Giovanni Danzi, era considerato il colporter nostrano, l'autore famoso di O mia bella Madonnina. Insomma, c'è tutta la tradizione anche del canto popolare italiano, c'è la canzone del Piave. C'è la nostra Italia, c'è la nostra cultura e la nostra identità, come titola appunto il nostro mensile. Poi io devo fare i complimenti alla conduzione, in realtà, perché non era semplice quest'anno fare questo festival senza il pubblico. E Fiorello, anche che è stato criticato per le due stilettate che ha dato al PD nelle prime due serate, perché forse insomma, la sinistra non è abituata che anche a livello culturale c'è qualcuno che la possa criticare, invece chapeau a Fiorello, che è stato, come dire, bipartisan e coraggioso anche nel ironizzare su un mondo che spesso, un mondo politico che spesso ha cercato di occupare quel palco dell'Ariston facendo politica e non facendo servizio pubblico per tutta la nazione. Quindi Fiorello in questo momento difficile ha fatto vedere come ci siano delle norme un po' surreali, no? Delle restrizioni. A un certo punto si è tolto la mascherina, perché da questo metro si doveva stare con la mascherina, un metro dopo senza mascherina, come se il Covid non supera i 50 centimetri. Quindi insomma io gli voglio fare i complimenti da artista, perché insomma non era semplice gestire la situazione. E spero, caro Federico, tu che fai un grande lavoro in Commissione Cultura, qui c'è anche un tuo collega, per questo settore dello spettacolo dal vivo così martoriato in questo anno di Covid, che dopo Sanremo si riaprano veramente i teatri, i cinema, i spettacoli, i luoghi dello spettacolo dal vivo, ma non, come dice Franceschini, con il 25% della capienza, perché un teatro che ha 1000 posti, con il 25% della capienza, se apre il sipario, ci ha rimesso. Quindi cercate, io lo dico, Ministro Franceschini, cerchi un attimo di informarsi, ci sono le categorie di settore che le danno i consigli, c'è l'ottimo lavoro in Commissione Cultura, ma non si possono fare dei DPCM senza conoscere la materia. I luoghi di cultura sono luoghi importantissimi. Quando sono stati aperti, nel periodo dopo il primo lockdown, su centinaia di migliaia di spettatori c'è stato soltanto un contagio, quindi è inspiegabile perché non si debbano riaprire questi luoghi così importanti per la cultura italiana. Edoardo, mi inserisco qui proprio per dire che quando è venuto in vigilanza RAI per un'altra questione, in un'altra commissione, comunque gli abbiamo fatto osservare che per quanto noi chiedessimo insieme alle categorie la riapertura dei teatri, ma era ovvio che, avendo costituito il tavolo permanente sempre su nostra richiesta, questo dovesse essere il luogo preferenziale. Invece è successo, come per tante altre categorie, che il Ministero ha chiesto al CTS. Il CTS non ha minimamente contezza di quale sia l'equilibrio economico di un teatro, per cui ha pensato bene di mettere uno spettatore ogni quattro, da qui il 25%, e con questa logica ovviamente i teatri hanno già dichiarato, oggi c'era Iglesias sul Corriere della Sera, ma tante altre categorie anche il Teatro fatto. Manzoni, dove io sono consulente, esatto. a Milano, lo come stesso, si fa a riaprire? Lo stesso movimento che insomma racchiude diversi attori e responsabili di teatro hanno detto che con il 25% è impensabile, semmai questo abbiamo chiesto, fare un tavolo con il teatro, cioè con il mondo del teatro, ma per sessioni, perché sono più di 125 ormai i partecipanti al tavolo per tutte le categorie, e stabilire insieme a chi fa teatro, a chi produce, a chi è proprietario dell'immobile, a chi vive il teatro, appunto trovare una soluzione. Noi abbiamo proposto il 75%, che permetterebbe di andare a teatro uno ogni due o ogni tre, a seconda se è una coppia, se è un gruppo familiare, ma lasciando appunto degli spazi di distanza, ma con un minimo di sostenibilità. E poi sappiamo che anche la platea non dà sostenibilità economica al teatro, certo. Non è quello, però almeno ci si può provare. E quindi l'ipotesi potrebbe essere maggio per le stagioni estive, i festival, se non si aggrava la situazione, ma ripetiamo, questi sono luoghi di controllo del contagio, perché agli ingressi verrebbero controllate le persone, perché
le associazioni di categoria si sono già impegnate e si hanno già messe in moto su questo, su questa profilassi, e semmai si riparte con la stagione teatrale. Quando si fanno le stagioni teatrali? Si fanno in autunno, partono in autunno, quindi avrebbe senso la riapertura in autunno, sempre con gli indennizzi. Perché sì, però indennizzi che arrivano veramente. E poi invece, scusami se ti interrompo Federico, i teatri stabili invece, quei pochi teatri nazionali che prendono milioni di euro dal FUS, invece loro devono riaprire, anche con 200 spettatori, loro hanno il dovere di riaprire e di far girare quei soldi. Pubblico. Esatto, quindi anche se ci sono soltanto 5 spettatori, però fanno lavorare attori, fanno lavorare le maestranze, fanno lavorare tutto quel settore. Con le prove a scena aperta, esatto, con i concerti, cioè, loro hanno le orchestre stabili, possono fare anche operazioni a basso costo. Però non devono, questo è un appello anche perché al ministro, perché i sovrintendenti non risanino i bilanci grazie al Covid, perché sono buoni tutti, certo, a mandare i lavoratori in fissa e poi dire abbiamo risanato, esatto, a sipario chiuso abbiamo risanato con i milioni di euro. Con i soldi che arrivano sempre negli, esatto, uffici, non arrivano mai nella parte creativa, laddove si produce lo spettacolo dal vivo, che questo è il grande problema del FUS, del Fondo Unico dello Spettacolo, che va per il 70% alla burocrazia. Tutto questo per ricollegarci a Sanremo e dire che non abbiamo condiviso neanche la scelta ovviamente di fare, diciamo, di fare la platea muta, come è stato fatto, la platea vuota, perché ovviamente ne risente lo spettacolo che è dal vivo, perché ci sono i vivi che lo guardano e perché viene rappresentato dal vivo. Quindi su questo ci siamo schierati anche su questo, perché se valeva per i teatri, certo doveva valere anche per Sanremo, ma allora avrebbe avuto un senso cercare di trovare una soluzione, come ha fatto X Factor, come hanno fatto altri spettacoli di televisioni private, che comunque avevano dei pubblici in carne ed ossa dal vivo. Per quanto riguarda la gestione, così ti lancio la palla e ti rilascio la parola, la direzione artistica, noi abbiamo espresso in vigilanza, io di cui faccio parte, la perplessità sul fatto che la direzione artistica sia sempre data all'esterno. Perché? Perché nel pieno rispetto delle libertà d'espressione artistica di ogni artista, ci mancherebbe altro. Quindi ognuno fa bene a dire e rappresentare quello che vuole. Però poi la RAI, con una direzione artistica interna, dove certo non mancano le professionalità, avrebbe potuto avere un controllo, diciamo, comunque generale di quello che andava in onda, perché Achille Lauro può aver fatto una bella provocazione, fermo restando che da un punto di vista di cultura musicale questo è il travestitismo, l'abbiamo apprezzato e visto già decenni fa con David Bowie, no, con i Queen, oppure con Renato Zero, ma Renato Zero in Italia, quindi però, Renato Zero, insomma, che è un maestro a cui bisogna, esatto, davanti al quale bisogna inginocchiarsi anche proprio per qualità artistica, quindi non è più neanche avanguardia, siamo alla retroguardia e all'apologia del gender fluid, cioè dell'esaltazione di una identità sessuale assolutamente non più binaria. Ora, che questi temi possano essere affrontati liberamente dall'artista che li propone, io alzo le mani, ci mancherebbe, siamo in Italia, c'è la Costituzione, ognuno lo può dire, ma che questo lo proponga la RAI in una fascia, in uno spettacolo di punta, che è assolutamente il più visto e su cui si basa di fatto il bilancio pubblicitario della RAI in tutto l'anno, questo da un membro di vigilanza RAI lo posso mettere in discussione. Quindi non la libertà di Achille Lauro di esprimersi e di esprimerlo, ma il fatto che la RAI non abbia un minimo di, diciamo, di selezione sui temi e su come possono essere posti e su quale, da quale platea, magari in un talk di approfondimento avrebbe un senso. A Sanremo, che viene visto dalle famiglie, da tutti quanti, pubblico generalista, magari ne ha meno. Ultima annotazione, anche qui in maniera laica, non bigotta, non come si diceva una volta da baciapile, ma per rispetto per rispetto civile della religione, parliamo della religione cristiana, ma poteva essere buddista, indù, di qualsiasi religione, la stessa diciamo, performance di Achille Lauro, che si presenta sul palco con l'icona del cuore infiammato, del cuore con il fuoco sacro dell'amore di Cristo,
vuol dire che in Rai nessuno ha supervisionato, nessuno sa che quello è un simbolo riconosciuto dalla Regione Cattolica in tutto il mondo, che addirittura viene celebrato come ricorrenza nel calendario ecclesiastico dopo la Pentecoste, e quindi, voglio dire, il rispetto lo si deve, ripeto, in maniera laica. Non stiamo facendo un discorso come ha fatto giustamente Famiglia Cristiana, che è un quotidiano, un mensile settimanale, scusate, che si chiama Famiglia Cristiana, e quindi ha difeso le sue posizioni. Ma siamo alla Camera dei Deputati, io sono rappresentante dei cittadini, lo dico in maniera laica: è stata offesa la Regione, aggiungiamoci la Regione Cristiana e Cattolica, che quello è un simbolo riconosciuto, quindi c'è un'ignoranza da parte di chi dovrebbe vigilare e non ha vigilato cosa andava in onda. Questo è il tema, quindi è un tema più sottile, che non si vuole fermare allo stereotipo del partito di destra che difende il simbolo della Regione Cristiana. Poi ognuno ha la propria sensibilità. È proprio un appunto dal punto di vista laico, civile e politico, cioè c'è l'ignoranza di quello che va in onda. Quindi penso che appunto comunque i cristiani, io sono cristiano, ma questo esula da questa critica, vadano rispettati. Quindi c'è questo tema che porremo anche in vigilanza. A te la parola, quindi siamo sul pieno della critica, diciamo, della... Sì, sì, no, ma poi abbiamo citato prima Renato Zero. Cioè, Renato Zero è sempre stato polemico. Sì, sì, certo. Devo dire che quest'anno fortunatamente non c'è un'occupazione politica, che invece in altri, speriamo, adesso vediamo come va queste giornate, però che in altri invece, che in altre kermesse degli anni scorsi c'è stata, no? Spesso è stato usato il palco per fare politica, invece in questo caso no, quindi rinnovo i complimenti ai due conduttori. Non lo so, siccome noi abbiamo una bella intervista all'Aquila di Ligonchio, io la sentirei, certo. Vediamo un attimo se la prendiamo. Se prendiamo, che la cerchi, sì. Tu citavi prima l'intervento di Giampaolo Rossi, io penso che sia, certo, anche quello in senso positivo, per dare anche contributo, diciamo, un giudizio positivo, riprenderlo un attimo quando dice, intanto che cerchi, IVA, Sanremo è patrimonio della RAI ed è il racconto della nazione. Si parla sempre, si è parlato spesso della narrazione, no? Di quella che è la narrazione televisiva. Ecco, Sanremo sicuramente era considerato sicuramente nei decenni passati la cultura dello strapaese, cioè dei cantanti che venivano da tutta Italia, da tutte le regioni, che raccontavano le proprie esperienze. Poi si è evoluto ed è diventato il racconto e la narrazione dell'Italia che cambia, delle culture che cambiano. Quindi questo, sempre per tornare al discorso di prima, ci sta sicuramente. E la polemica, il confronto, quando è alto, quando è sul merito e non è strumentale, come cerchiamo di fare noi, è sicuramente benvenuto, quindi non deve spaventare. Cioè, Sanremo è sempre stato così, però dispiace appunto questa edizione è un po' sottotono anche Iva, dal punto di vista degli ascolti. Eh no, perché sono in diretta. Siamo in diretta, Iva, qui dalla camera, perché non c'è purtroppo non c'è campo, e quindi devo chiamarti da WhatsApp, sul fisso non posso. Il bello della diretta. Sei in diretta, siamo in diretta con il mito. Ah, perché hai chiamato comunque. Sei già in diretta. Però hai chiamato. Va bene. Se senti, se non senti. Sì, tanto. ti sentiamo, Iva. Allora. Dai. Grande Iva, allora dovete capire che parlando di storia della nazione, qui siamo di fronte a un grande mito a cui tutti i giovani cantanti anche di oggi dovrebbero prendere esempio. A cui diamo il benvenuto alla Camera dei Deputati. Esatto, all'Aquila di Ligonchio. A nome dell'Intergruppo Cultura Arte e Spettacolo, grazie, benvenuta Iva. Grazie, non indorate troppo la pillola che poi non ci credo. No. Ma lo pensiamo. Senti Iva, che dici di questo festival? Hai visto le prime due puntate? Allora, la prima sera l'ho visto metà perché ero ospite
ero ospite di Rete 4, e dove abbiamo parlato dei problemi dei musicisti. C'era una piazza a Modena piena di musicisti, tecnici, cantanti, sai, quelli non famosi, quelli che fanno il piano bar, che fanno i piccoli locali, le piccole balere, disperati, disperati, ragazzi, muoiono di fame. Allora ti posso dire una cosa orribile? Due che io conoscevo, un saxofonista e un tecnico di 50 anni, sì, saranno stati anche esauriti, si sono suicidati, Certo. Non hanno da che vivere, perché non pensiamo alle star, pensiamo anche a coloro che vivono di poche cose, che trovano tutto chiuso. Per cui io Sanremo lo guardo con un occhio un po' critico, ma va bene. La prima serata è stata, la metà che ho visto, piacevole. Ieri sera lui è un grande Fiorello, tiene banco, tiene vivo il festival, dai, perché per il resto è una grande kermesse, ma il festival non c'è, la musica italiana non c'è. Tu mi dirai, ma cosa dici? È così, no, perché se tu vuoi far gareggiare le canzoni, allora devi fare le canzoni, le devi far gareggiare bene, e poi tutto il contorno, ma devi valorizzare quello che è la musica italiana. Aiuti. E poi un'altra cosa, va bene, uno si dice ai tuoi tempi, va bene. Ai miei tempi, certo, c'erano 25 big e 2 nuovi. Qui ci sono 2 big e 25 sconosciuti, dai. Certo. O no? Sì, o sì, ma fuori dal mondo. Ma sono d'accordo con poi te. Poi sono bravi, poi sono bravi, ma insomma. Qui poi passiamo. Poi un'altra cosa, un'esaltazione, tutti sono grandi star. Va bene, amen. Io sono una vecchia signora un po' critica e non devo. Devo dire invece che è stato bellissimo, commovente, è stato il più bel festival degli ultimi 30 anni. Grande, grande Iva. Senti, tu hai... dell'ironia, mi sa. Sì, certo. Anche abbiamo ricordato che l'intervento ieri, quei 10 minuti di Marcella Bella, della Cinquetti e di Fausto Leali, comunque hanno emozionato, perché quelli sono comunque delle canzoni, delle icone che come te sono nate su quel palco, che oggi non ci sono più, no? Oggi allora, pensano... visto che mi hai preso in un momento di cattiveria, perché sai che il coronavirus ti lascia molto polemiche cattiva. Loro sono io, ad esempio, il mio cantante preferito è Fausto Leali. Però Fausto Leali ha una storia. La signora Cinquetti canta in tutto il mondo, in tutta Europa. Marcella, insomma, è brava, è meraviglia. Tu non puoi trattarli così. Scusami, Sono d'accordo, certo. Allora, avanti uno, via l'altro, senza intervistarli, mentre canta uno, intravedi la Cinquetti. No, non si fa questo. Non si fa. Questi artisti vanno trattati in un altro modo, come hanno trattato la Verrè. Tanto di cappello. Hai capito cosa voglio dire? Sono d'accordo. No. Sono la storia, sai, del festival e vanno. Anch'io. Poi mi sono ammalato, non ci sono andata, lo sai? Certo, hai fatto bene. Senti, ma invece che... No, dato che il tuo amico dietro dice con ironia, allora di beh, fa ironia. Io non ci sono andata. Se vogliono i Vazzanini e non mi vogliono, e io faccio senza il festival, e non ho bisogno, il festival non ha bisogno di me. Ma se mi vogliono, mi trattano, io non sono una presuntuosa, chi mi conosce lo sa, ma se vado a Sanremo mi devi trattare come merito. Io ho dato tanto al festival. Ma certo, assolutamente d'accordo, Iva. Non mi metti in branco, anche se sono grandi artisti. Non dovevano andarci neanche Fausto Leali, neanche Marcella e neanche Giorgio Cinquetti. Assolutamente d'accordo. Ma certo, in un altro modo. Ricordiamoci che Iva ha venduto milioni di dischi, che Iva è stata la prima a fare dei grandi concerti in Russia, a Mosca, in giro per il mondo, a portare la canzone italiana. No, perché questa cosa va ricordata specialmente ai ragazzi, Iva, cioè i ragazzi, i giovani di oggi devono ricordare. Ma indipendentemente da questo ti ringrazio, ma voglio dire che bisogna avere rispetto di tutti gli artisti, se tu li chiami, non soltanto di qualcuno perché non si sa bene perché. No, bisogna veramente avere rispetto di chi ha dato tanto, perché Fausto Leali ha dato tanto, poi lui ci è dato benissimo, ma a me non è piaciuto come era inserito loro tre, non mi sono piaciuti come sono stati trattati, Sono stati inseriti un po' come le vecchie glorie, invece di essere esaltati per far parte della storia della canzone italiana, come giustamente stai dicendo. Certo. Va bene, Iva. Non ho sentito quel che ha detto, ma secondo me ha detto bene. Grande. Non si è sentito, ma sicuramente... Grande, Iva. Grazie. Noi ti vogliamo bene, sei sempre un punto di riferimento identitario per noi. E in questo numero c'è una bellissima intervista di una pagina intera dove ricordi anche quella vittoria tua...
E con la morte di Luigi Tenco, che tu eri insomma giovane, avresti non voluto partecipare e mandare avanti, come dire. No, no, quando è successo, io avevo già cantato tutto, quando è successo il fatto di Tenco, io ero convinta, venendo da un piccolo paese sull'Appennino Tosco-Emiliano, che quando muore qualcuno tutta la valle si ferma, come quando si sposa qualcuno tutta la valle fa festa, io ero convinta che morto Tenco il festival si fermasse almeno qualche giorno. E così ingenua ero da addirittura preparare la valigia e chiamare la mia mamma, che era presso amici ad Imperia, di venirmi a prendere, perché ero straconvinta che il festival si fermasse, almeno dare il tempo di seppellire questo povero ragazzo. Ecco, invece no, perché giustamente, come si dice in inglese, dillo. Io parlo soltanto romano e qualche dialetto. Insomma, lo spettacolo deve andare avanti. Lo spettacolo deve andare avanti. Deve andare avanti a tutti i costi. Avevano ragione loro, forse. Forse. Io sono ancora convinta che doveva fermarsi. Solo che tu rimarrai nella storia e tanti altri no, Iva. Quindi ti ringraziamo ancora per la tua semplicità, come dire, per la tua disponibilità, che è sinonimo della grandezza di un artista, perché oggi spesso vedi questi star da social network che se la tirano in un modo incredibile, quando invece credo che non lasceranno nessun segno. Ma invecchieranno pure loro. Ciao Iva, ti voglio bene, grazie mille. Viva Iva Zanicchi. Un saluto dalla sala stampa della Camera dei Deputati. Grazie, un bacione a tutti, davvero affettuosissimo. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Presto, ciao, ciao. Un saluto. Tu, poi dopo raccontiamo anche di altri tre grandi cantautori, no, che abbiamo citato Tenco, ci sono tre bellissime, si disegnano tre bellissime biografie di Tenco, di Battisti e di Battiato, nel numero che trovate domani in edicola. Però tu mi sembra che oggi proprio hai presentato un progetto legato alla musica, no? Ce ne vuoi parlare, Fede? Sì, ovviamente approfittando del numero di marzo di Cultura Identità, con appunto su un tema importante come Sanremo e quindi la musica italiana, abbiamo pensato di presentare come Fratelli d'Italia, ma poi lo metteremo a disposizione di tutto l'intergruppo, quindi ricordo l'intergruppo Cultura, Arte e Spettacolo è un intergruppo parlamentare, quindi un'associazione informale parlamentare che racchiude maggioranza e opposizione, e soprattutto in questo singolare scenario di governo penso che ci potranno essere anche delle importanti adesioni e quindi trasversali. E la nostra proposta di legge fa, pensate un po', una cosa semplice, dice al MIC di istituire una direzione generale musica, perché non esiste e non esisteva, e proprio per avere dei dirigenti, una struttura rispetto a quella esistente, quindi si parla di un'organizzazione diversa degli uffici già esistenti, appunto, che si occupino esclusivamente di musica. È assurdo che non ci sia stata questa attenzione e questa organizzazione, ma al di là, diciamo, di questo, c'è anche nell'articolato la proposta di potenziare l'ICE, l'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, con un ufficio per la promozione delle industrie creative e culturali, e quindi che ha proprio lo scopo della promozione degli eventi all'estero con i partenariati pubblico-privati, la musica italiana, i giovani artisti presso le fiere nei mercati maggiormente rappresentativi e i circuiti, quelli dell'Italia all'estero, del sistema Italia. E poi un altro articolo importante è il credito d'imposta per il sostegno alla lirica nazionale e ai giovani autori, per le imprese di produzione teatrali e culturali e creative, ovviamente in questo caso con finalità musicali, con obiettivi culturalmente, diciamo, che si occupano di musica, un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo, e per iniziare 1 milione per i prossimi 3 anni. Il credito d'imposta è riconosciuto alle spese relative al sostegno alla formazione di eventi e attività legate alla lirica nazionale, in particolare sostenendo i giovani artisti, e a fine di garantire appunto la lirica nazionale, che sappiamo in questi ultimi anni essere surclassata dal fenomeno degli ingaggi a livello europeo ed extraeuropeo dalle agenzie italiane, perché per evidenti motivi fiscali, talvolta chiari, talvolta un po' meno.
ma c'è anche l'articolo 4 che riguarda il sostegno alla musica jazz e pop, quindi di questo parliamo. E nello stato di previsione noi chiediamo di mettere, sempre per aprire la voce di bilancio e poi auspichiamo maggiore finanziamento, 2 milioni annui per il 21, il 22 e il 23, e ovviamente cerchiamo poi diamo anche la copertura finanziaria, ma questi sono aspetti burocratici che poco interessano chi ci ascolta, però è un pensiero concreto, è un'azione concreta a favore della musica italiana, ma soprattutto i giovani talenti, delle audizioni dei cantanti lirici e pop e del jazz, che purtroppo non hanno l'attenzione che meritano, e quindi insomma noi cerchiamo di fare la nostra parte e dare, come dice il motto, non diciamo il claim, il motto di cultura e identità, è fare in modo che le idee diventino azioni, come diceva Pound in realtà originariamente. Allora, prima di telefonare e fare l'ultima chiamata con Emanuele Ricucci, che in questo numero dipinge un po' il profilo di Lucio Battisti, di un grande cantautore che noi amiamo tutti, voglio ringraziare, naturalmente, concedimelo Federico, i partner che ci danno l'opportunità di stampare la carta, perché io lo ripeto sempre, la carta, signori, vive. La carta invecchia, la carta respira, ma la carta rimarrà su una scrivania. Qui c'è contenuta la tradizione, la cultura, l'identità di un popolo. Il web è qualcosa che esiste, ma è volatile e forse non ci sarà mai più. Quindi per stampare questo giornale ci vogliono un po' di soldi. E quindi io ringrazio la divisione itinere del gruppo Elior Ristorazione, SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale, Art Now degli editori Serra di Falco, Cantini Vetro e la Regione Piemonte, che è diventato partner della nostra testata. Le città identitarie di questo mese, Federico, sono Terracina, Piacenza, Biella e Todi. Edo, credo che questa delle città identitarie sia assolutamente una idea molto bella e un circuito bellissimo da sostenere. Tra l'altro si sposa con tutto il progetto della rievocazione storica dei carnevali italiani, cioè di tirare fuori l'identità italiana e farla diventare economia e turismo, quindi è assolutamente in linea con quello che cerchiamo di fare ogni giorno qui nelle aule parlamentari. Ma prima, intanto che cerchi Ricucci, di chiamare Ricucci, io lascerei un attimo la parola, proprio a dimostrare la trasversalità dell'intergruppo, al collega Pettarin, che di Forza Italia, ma insomma appunto con cui ci uniscono tante belle iniziative. Grazie di cuore, veramente una battuta per dare il tempo anche di chiamare al telefono questa importantissima presenza che farà in modo che completiamo in maniera assolutamente perfetta questa occasione. Questa volta al titolo della rivista, chiamata del giornale. Il giornale mi piace di più, è più popolare, è oggettivamente quello che deve essere. Io lo chiamerei non solamente cultura identità, ma questa volta cultura canto identità, perché il punto vero è che a noi piace cantare. Nel cuore della nostra popolazione c'è il canto, che il canto sia espressione del coro, che sia espressione di chi è al lavoro nei lavori più umili, che sia espressione di chi si trova al fronte, questo è l'elemento fondamentale. Questo è ciò che fa di Sanremo, e vedere in situazioni come queste che si ricordano elementi popolari importantissimi, permettetemi di citare Stellutis Alpinis, è un completamento di questo elemento, vuol dire avere ben presente cosa vuol dire nella nostra cultura il canto, e le operazioni portate avanti, compreso il disegno di legge che Federico ha portato avanti, è importantissimo anche sotto un altro aspetto. Aiuterà i nostri giovani a cantare in italiano. Ragazzi, cantautori piuttosto che non cantanti di cover, artisti, vi prego, cantate in italiano, perché la nostra lingua è meravigliosa, è fatta per poter cantare, e cantare in italiano rispetta il nostro popolo. Quindi grazie per questa iniziativa, grazie per questo numero bellissimo e assolutamente perfetto dal punto di vista estetico e del momento, ma soprattutto grazie per riconoscere quanta identità della nostra gente ci sia nel canto. Grazie di cuore. Grazie. Ringraziamo il collega Pettarin per le belle parole, assolutamente proprio anche la difesa della lingua italiana, ma arriveremo anche a questo, perché si avvicina il 25 marzo, che è il Dante D,
e anche lì abbiamo delle sorprese. Senza Dei, non Dante Dei. Dante di italiano. E quindi anche lì valorizzeremo questo tema della difesa della lingua italiana. Quindi lo ringrazio per questo aggancio. Peraltro poi in questo bellissimo numero c'è anche un bel pezzo di Gianluca Pietrosante proprio sulla canzone del Piave, sì. Perché il nostro Pettarino ovviamente citava i cori e sapevamo a quali cori facesse riferimento. La canzone del Piave è ancora un canto emozionante, è un canto che andrebbe tramandato sempre, come facevamo noi che i nostri nonni ce lo insegnavano. Io gliel'ho insegnata a mia figlia che ha 9 anni, cioè la canzone del Piave è una cosa che fa venire i brividi, è la melodia che abbiamo dentro, è quello noi siamo, e quindi non ci dobbiamo vergognare, invece che la trap, no? C'è un pezzo molto bello del musicologo Antonello Cresti che dice la trap. Bravissimo, volevo sottolinearlo anche io, un bellissimo pezzo, un'analisi sociologica del fatto che la trap è diventata un po' la musica dell'iperliberismo, per cui quello che conta è degli antivalori, per cui quello che conta è solo fare soldi presto, farli magari illecitamente, farli vendendo droga, la bella vita, le belle macchine e quella che i filosofi chiamano l'affermazione del nichilismo, cioè il nichilismo visto come melassa che avvolge tutto, compresa la musica, e la trap è un po' il simbolo di questa melassa, che capisco sarà magari poco popolare tra i ragazzi, soprattutto il mio intervento, però penso che i ragazzi, compreso mio figlio di 15 anni, che l'ascolta, ma poi ci sono anche canzoni magari anche belle o comunque che raccontano di episodi magari degli adolescenti, ci sono anche testimonianze importanti, però generalmente ho fatto i soldi col crack, guarda quanto cash, tutto così, in questo... Guarda quanto cashback! In questo sì che vogliamo abolire, e in questo globish orribile che ormai ci pervade. Sentiamo Ricucci, vediamo se ci risponde, perché a proposito di trap invece facciamo ascoltare per esempio Lucio Battisti ai nostri ragazzi, il mio canto libero di Lucio Battisti, quella insomma è una musica memorabile. Emanuele, sei in diretta, ciao Emanuele Ricucci. Sì, grazie per la chiamata. Ci sei. Ah, Edoardo. Eccoci. Beh, dunque, io ho sentito interventi e sono perfettamente in linea con l'ottimo numero di questo. E insomma, c'è una riflessione, ho composto questo tentato. È complesso parlare di Lucio Battisti e della sua potenza, quindi ho tentato di comporre questo suo ritratto. Amano cantare, ancor più produrre musica, insomma siamo la terra di Verdi, Vivaldi, Puccini, certo, siamo comunque la civiltà che è, per esempio, la nascita della musica moderna con Claudio Monteverdi, la strumentazione sonora da Luigi Russolo, gli intono rumore, pure metallicamente futurista, l'elettronica, e con questa mi piace ricordare anche Claudio Coccoluto, che a suo modo è stato veramente un esploratore della musica house elettronica, comunque più moderna quantomeno. Insomma, tutto questo alla fusion di vari generi e dei temi trattati da Lucio Battisti, di cui appunto, ripeto, ho il piacere di aver tentato, azzardato questo ritratto in questo ottimo numero di Cultura Identità. E poi purtroppo si giunge anche a dei fenomeni particolari come quelli di Achille Vauro, nel senso che forza moltissimo Achille, la vocazione. Anche Achille, sarebbe bello anche Achille Vauro. Pensate, un misto da Vauro... Pensa che mostruosità, Achille Vauro. No, ma è proprio quello, no? Achille Vauro, nel senso che appunto forza talmente tanto la provocazione, però non ha la forza di scadere, di andare nella nobiltà della trasgressione. Insomma, non genera una costante sottocultura, ma un'impressione momentanea, voglio dire. Quindi Achille Vauro, mi piace questa definizione. Però, insomma, a parte gli scherzi, la musica leggera, in Italia soprattutto, e Sanremo la rappresenta come personalmente non amo più di tanto, ma voglio dire, va assolutamente rispettato come evento, come atto nazi pop, cioè nazional popolare, non sono parolacce, e quindi si tratta di riempirlo magari di essenza più che di presenza. Insomma, la musica leggera è così necessaria in un'armonia assieme marina e collinare italiana, che serve ad alleggerire, quasi a scomporre, la complessità emozionale e intellettuale di un popolo come il nostro.
E tutto questo, ecco, Battisti nei giorni del Sanremo più triste, vuoto, svuotato, difficile, nell'epoca dei talent, dei DPCM infiniti, della favola del Conte, di Draghi e dei Giullari, della riduzione della vita a un'eccezione, quasi fosse uno scomodo fatto privato, e così anche degli equilibri emozionali delle persone, quindi, e della musica ridotta anche a macelleria, purtroppo, un tempo in cui siamo, insomma, costantemente colpevolizzati e non abbiamo la possibilità di far respirare quelle che sono le nostre anime. Ecco, la musica di Battisti è un inno alla muta, alla rinascita, alla stagione nuova. È stagione nuova che non può prescindere però da noi stessi, cioè nessuno si salva da solo, come poi scrivo anche nel pezzo per Cultura Identità. Quindi la musica di Battisti è una sofferenza che traduce l'eterno in armonia, la pretende in fondo, la vuole, quasi a pentirsi, accusandosi e soffrendo di sé, quasi come l'ultimo riflesso di una coscienza di un impiccato, no? Quasi fosse l'ultimo momento. Insomma, la musica di Battisti, nella sua tristezza e nella sua forza, mi pare possa parlare di fine e di resurrezione, di accumulo e di esplosione, d'amore immenso e spesso indefinito ma reale. Poi la grande diciamo, rivoluzione in musica di Battisti, che questo essere mitologico, un po' poeta, un po' mogoliano, un po' sofferto, ma così un po', diciamo, caustico nel suo modo di essere, questa appunto fusione di generi, lo sprint nel riempire il pop d'anima e di intelligenza culturale, che è una narrazione profonda della vita, che non tratta quindi solo di temi di assoluta leggerezza, diventa nobiltà del pop, dà nobiltà al pop. Quindi ci viene da dire, pensando a lui, che è identità della musica italiana, ma è identità della persona che esplora ogni animo, che anno è, che giorno è quello del mio canto libero. E proprio quest'anno mi piace pensare che veramente è lui il profeta del nostro canto libero, ora più di sempre forse. Grazie Emanuele per questo bellissimo intervento. Trovate quindi la firma anche di Emanuele Ricucci, che poi fa parte di questo gruppo che io sto aggregando intorno a, non soltanto al mensile ma all'associazione, perché voglio ricordare a tutti che Cultura Identità è un'associazione che è presente in tutto il territorio italiano con dei direttivi in tutte le regioni d'Italia. Emanuele, oltre ad essere una grande firma del giornalismo italiano, è anche l'organizzatore del nostro movimento culturale a livello nazionale. Grazie Emanuele, ci sentiamo presto. Grazie a voi, un abbraccio, arrivederci. Fede. Bene, Edoardo, allora siamo arrivati, abbiamo presentato questo numero di marzo, rinnoviamo l'invito ad andare in edicola da domani e poi a diffonderlo e aiutarci a diffonderlo, perché veramente è uno sforzo titanico quello che fa Cultura Identità, Edoardo Silo Sabini e tutto il movimento a editare in un momento come questo di grave crisi dell'editoria, e proprio in questi minuti, mentre ero qua, sono diciamo versatile, eclettico, ho fatto un lancio d'agenzia per chiedere al nuovo sottosegretario Moles, persona stimabilissima che fa parte anche lui dell'intergruppo, ma che ora ha un importante incarico di governo, gli abbiamo messo a disposizione anche il sostegno di Fratelli d'Italia proprio per difendere l'editoria nazionale, e con il credito d'imposta, a sostegno del credito d'imposta, a sostegno della forfettizzazione delle rese, considerando il fatto che da alcune voci di corridoio, non si sa ufficialmente, però nel prossimo DL sostegno non ci saranno interventi previsti, quindi noi speriamo che non sia così, speriamo che sia una notizia fondata. Intanto abbiamo lanciato un appello dicendo che Fratelli d'Italia, come avevamo detto con Giorgia Meloni, è un'opposizione patriottica, e su questioni come quello dell'editoria nazionale, quindi compresi giornali coraggiosi come questi, giornali coraggiosi è una bella espressione, bisogna appunto sostenere finalmente economicamente l'editoria nazionale. Vi ringrazio. Grazie. Ringrazio Edoardo Silo Sabini, ringrazio l'onorevole Pettarin e come ICAS dalla sala stampa della Camera dei Deputati è tutto. Vi ringrazio.